Ciao a tutti e bentornati a Age of Civilization 2, bentornati alla nostra partita con l'Italia. La volta scorsa abbiamo posto fine alla guerra con la Cumania che ci ha regalato un territorio pressoché enorme, oltre che quello che era il nostro obiettivo iniziale, cioè questi territorietti qua. E ora ci aspettano due guerre, una probabilmente contro Atene, poracci, e poi dovremo prepararci alla grande, grande, grande guerra contro gli Ayyubidi. Abbiamo l'inflazione altissima, quindi io pensavo di dire fare una roba. Mettere le tasse praticamente a zero. Continuiamo a guadagnare lo stesso anche con le tasse a zero? Sti cazzi. Ma porco cane. Vabbè, e così però guadagniamo almeno un pochettino di meno. Il che va bene anche così, insomma. Guadagniamo solamente da altri ingressi. Cazzo, io speravo così di portare a zero, però questo dovrebbe teoricamente farci salire la stabilità delle province. Il che non è neanche male, perché insomma ci dovremmo trovare con le province che vanno in positivo di quasi un punto ogni turno da soli. Credo. Insomma, adesso spendiamo un po' di soldi per convertire queste qua. Perfetto, Bizerte. Sì, così facciamo aumentare ulteriormente i nostri guadagni, giusto perché non stiamo già guadagnando uno sbardello, ma da 77 per ora lasciamolo. Vediamo se è vera questa cosa che dovrebbe salire da solo. Ora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare dal punto di vista diplomatico. Possiamo continuare a mangiarci gli uroni, che mi sembra anche una buona proposta. Reclama province. Dammi altre province, uroni. Io vi chiedo tutto quello che avete praticamente. E se non mi date queste province, io vi attaccherò con 80.000 unità. Vediamo se veramente lo accettano. E l'hanno accettato. E ci stiamo mangiando praticamente gli uroni in questo modo becero e barbaro. Veramente molto becero e barbaro. Gli altri sono già tutte più su. Ah, c'è questa qua a 33. Adesso vediamo. Quindi, insomma, ci siamo mangiati dal punto di vista. Minchia, il nord ce lo siamo mangiato praticamente così, senza dover fare praticamente nessuna guerra. Madonna. Che roba che abbiamo fatto. Guardate come adesso si sono peraltro espansi i territori che volendo potremmo conquistare. Ma se io chiedessi. Ah no, perché abbiamo già provato. Non hanno accettato purtroppo. Abbiamo già provato la volta scorsa. Allora, tu vieni qui. Perfetto. Reclutiamo ancora qualcosa qui. E reclutiamo ancora qualcosa qui che manderemo a Heraklion. Dove peraltro adesso costruiamo anche un bellissimo po'. Heraklion non è nostra? E di chi sei? Makuria. Ah, questo è Cumana. Anche questo è Cumana. Ma entro tu che cacchio sei, Makuria? Nove province? Oddio, ma in chi mano a chi è finito quel territorio? Vabbè. Pazienza. Tanto non è quello che ci interessa in realtà, vero? Perché quello che ci interessa a noi per poter diventare Regno d'Italia. Ok, mano agli Ayyubidi e alla Cumania. Perfetto. Alla Cumania. Cazzo, questi sono territori cumani veramente. Oh, Christian Dor. Vediamo se riusciamo a mandare un ultimatum alla Cumania per ottenere quei territorietti lì, va? Vabbè. Turno successivo. Non posso mandargli un ultimatum perché abbiamo una tregua. Ah, peccato. Convertiamo quello che viene. Era l'ultimo. Spendiamo ancora qualcosina. Male non fa. Dove eravamo rimasti con gli arruolamenti? Che quindi lì non posso conquistare nulla. E vabbè, io li mando lì, che tanto qua serviranno, e adesso iniziamo anche ad arruolare un po' il più possibile. Perché dobbiamo riuscire ad avere. Qua però non arruoliamo veramente una sega. 4.000. Reclutiamo a Siena. Reclutiamo nella nostra amata Venezia, dove non credo di reclutare più da almeno 150 anni, ma ne possiamo reclutare 8.000. Tutti in un botto solo. Devo reclutare. Ok, quanti uomini. Fantastico.
Dovrò mandare delle armate ovviamente anche qua giù a sud. Potrei iniziare conquistando questo in realtà. Il Fezzan. Diplomazia del Fezzan. Se io gli mandassi un ultimatum. Reclama province. Una, due. Salva. Richiedi accesso. No, niente accesso militare. Oppure 126.000 unità ti invaderanno. E loro accettano. Fantastico. Però non accettano questi. Come mai? Manda ultimatum. Reclama province. 1, 2, 3, 4, 5. Salva. Oppure 126.000 unità ti invaderanno. E difatti la Turingia ha rifiutato. E vabbè, pazienza, che dobbiamo farci? Iniziamo a mandare un po' di unità in giro per il mondo. Tu vieni qui. Tu vieni qui. Tra l'altro qua ho un botto di unità. Queste qua sono già pronte per l'invasione. Mi sembra più che ottimo. Vabbè, queste unità sparse le posso anche lasciare lì. Qua non mi servono molto, ma tant'è. Tu vieni qui. Tu vieni qui. Tu vieni qui. Insomma, le sto spostando a gran velocità di modo da permettermi di fare un po' quello che desidero, cioè di portare. Quante truppe che ci sono qui. Perfetto, quelle lì tanto non servivano più. Qua ce ne sono altri 2.539, assolutamente inutili, bloccati nel nulla cosmico. Perfetto. Chissà se magari qualcun altro qui invece accetta, tipo ad esempio a te. Sassonia, mando un ultimatum, non posso perché a loro neanche, a loro sì. Però tanto me lo rifiutano. Alla Danimarca, abbiamo una tregua, non posso mandargli un ultimatum. All'impero svedese, le nostre relazioni devono essere abbassate. Manda un insulto. Mandagli l'insulto, dai. Mandagli sto insulto agli svedesi. Se invece volessi mandare un ultimatum a loro, che hanno tutti questi bei territori, mando un ultimatum ai Creek, richiedi province. Salva. Altrimenti verrete invasi dal mondo. E si sono fatti annettere. Fantastico. Fantastico. A questo punto colonizziamo anche questo. Mi costa un po' di punti diplomatici, però insomma. Ah, guardate che bello! Abbiamo quasi completato la colonizzazione della costa orientale degli Stati Uniti. Comunque, qua stiamo accumulando le truppe, quindi le nostre armate dovrebbero essere quasi. Ah, anche tu, vieni pure qui. A questo punto continuiamo a reclutare ancora qualcosina, tanto con tutti i soldi che abbiamo, santo cielo, continuiamo a essere in positivo. Nonostante non stiamo più in realtà prendendo una sola tassa a qualcuno. Cioè, prendetevi conto quanto ormai siamo potenti dal punto di vista più 0,770-88 per turno. Quindi quasi ogni turno guadagniamo un punto in ogni provincia. Beh, direi che ci può andare assolutamente più che bene. A questo punto tu vieni qui. Così non ci togliamo il pensiero. Ah, sì, in realtà dovrei reclutare qualcosina qui. Se mandassi una sola singola unità da quelle parti, no, tu mi servi lì. Oh, allora mi sa che questi qua li mando laggiù. Perfetto. Reclutiamo anche a Genova, che credo sia abbastanza ricca. E iniziamo a convertire anche un po' di province, va? Perfetto. Ok. Oh, che goduria. Ma troppo Cherokee, non posso per ora fare niente. Colonizziamo. Mi devo fermare qua, peccato. Però pian pianino ci dovremmo arrivare anche a quelli. Ora, cerchiamo di mandare un po' di truppe qui, perché serviranno come il pane.
Anzi, quello potrebbe essere decisamente il punto da cui riusciamo ad invaderli in maniera migliore. E tu anche. Vieni qui. Questi purtroppo non sono territori nostri, vero? No, Makuria no. L'ho già visto prima. Tu vieni anche qua. Pazienza se ce ne saranno di più, ma tanto credo che sarà ampiamente il posto principale da cui dovremmo attaccarli. La tregua è scaduta con Danimarca. Benissimo. Ora, diplomazia alla Danimarca. Hanno ancora due province, manda un ultimatum, reclama provincia, uno, e non so quale sia l'altra provincia che hanno in realtà. Aspetta, facciamo una roba, va. Ah, Norimberga, vassallo, reclama vassallo Lorena. Ma io mi chiedevo, scusatemi, che provincia avete? Ah, avete quella laggiù, ma quella laggiù non me ne faccio un cazzo. Va bene, reclama province questa, mi basta, oppure verrete invasi da 160.000 unità. Poi. La Boemia ovviamente non posso fargli niente, il secondo impero bulgaro nemmeno. Oddio. Potrei fare un po' lo stronzo, ma direi che per ora lasciamo stare. Isola di Man, no, invece, manda un ultimatum. Richiedi province. Una, due e tre. Salva. Altrimenti verrete invasi da 160.000 unità. Ok, ultimatum accettato. E ultimatum accettato anche dall'isola di Man. Insomma, stanno veramente cedendovi le province senza che io neanche le provi a combatterle. Mi sembra ottimo. Perfetto. Ora, come siamo messi diplomaticamente con l'impero svedese? Male. Mando un altro insulto. Perfetto. Ma invece con voi, 100%, facciamo un'altra proposta di provare a formare l'unione con Vladimir Suzdal. Mentre invece abbiamo detto che con la Makuria non posso mandargli un ultimatum. Solo ai regnanti. Ah, quindi sono vassalli di qualcuno, non posso farlo. Di chi siete vassalli? Degli Ayyubidi. Fantastico. Vabbè. Eventualmente sarà un problema che faremo dopo. Allora, mandiamo l'ultimatum a loro, non posso. Posso però mandargli un insulto. Abbiamo una tregua con gli Uroni, quindi per ora nessun ultimatum. Mandiamo un ultimatum ai mascapi. Salva, altrimenti sarete invasi dal finimondo. Perché non me lo fa mandare? Ah, perché non ho abbastanza punti. Ok. Patto di non aggressione con Smolensk. Insulto dall'isola di Man. Vladimir Suzdal purtroppo ha rifiutato. E pazienza. Dov'è che eravamo rimasti? Beh, iniziamo magari da loro, va. Fatevi sostanzialmente annettere, altrimenti verrete invasi da tutte le nostre unità. Perfetto. Facciamo ancora un tentativo con gli Ayyubidi. Manda un ultimatum. Reclama province. Ok, che sono quelle che in realtà mi servirebbero. Anche Belgrado. Salva, altrimenti verrete invasi da 160.000 unità. Ovviamente hanno rifiutato e questo ci va benissimo. Perfetto. Gli Ayyubidi non hanno accettato il nostro ultimatum. Vediamo come siamo messi a questo punto come truppe. Beh, direi che siamo pronti all'invasione. Non so perché quelle truppe ce le abbia lì, ma va bene uguale. E te a questo punto ti manderei lì. Qui abbiamo un po' di truppe pronte. Tanto voi dovrete in realtà solo avanzare un pochettino. Direi che siamo pronti per dichiarare guerra. Alodia. Perfetto. Ok.
Facciamo partire l'invasione. Sì, mentre voi venite giù qui e voi venite giù qui. Sì, avrei dovuto forse aspettare ancora un turno che arrivassero quelle, ma va bene. Voi venite qua su Pristina, tu ti dividi, magari in 6.000 lì e gli altri qui. Tu vai a prendere Adana con 5.000 uomini e gli altri li mandi qui. E tu, vabbè, per ora ti dividi, ma tanto insomma... Tu conquisterai solamente il centro, saranno poi gli altri a prendersi le altre province. Tu invece vieni qui direttamente e tu e voi due vi unite lungo il mare. Dovrebbe essere un buon piano di invasione, credo. Adesso, per carità, ci sono ancora questi. Li andiamo a far sbarcare lì, tanto per creare altro casino. Ah, cazzo, mi ero dimenticato qui. No, vieni pure qui e tu vieni a Krasnodar. Perfetto, altre parti dei problemi non ne abbiamo. Fantastico. Siamo partiti bene. Vediamo un po' che succede. Questi sono stati annientati. Questi gli hanno annientato un esercito. Ah, ne avevano abbastanza di truppe però, eh. Abbiamo credo incontrato il grosso dei loro eserciti di confine e ce li siamo mangiati. Questa era la cosa positiva. Ok, perfetto. Cazzo. Vabbè, tanto adesso arriveranno quelli. Non è un grosso problema. No, allora tu vieni qua. Continua la tua avanzata verso nord. Tu... vediamo un po'. Tu vieni su Nice. E qua reclutiamo un po' di truppe da fare rinforzo, caso mai quegli altri dovessero decidere di contrattaccare. Tu vieni su Bucarest, ma non con tutte le truppe, ma con solo un mucchio. E gli altri aspettano, mentre tu vieni qua con tutte le truppe. E aspettiamo quello che deve ancora arrivare. Sì, in realtà forse dovrei avanzare di più velocemente, perché aspetta, facciamo una roba più furba. Dividiamole queste, tu avanzi lungo la costa con 2.000 uomini e gli altri 2.000 li mandiamo a Kricevo e te vai a Skopje. Lì però aspettiamo un attimo perché, ma oddio, in realtà avendo diviso posso mandare questi qui e quelli che avanzano lì e sperando solo di non avere un contrattacco. Reclutiamo un pochettino di truppe qui. Perfetto, lì stanno sbarcando. Qui adesso... Non è che abbiamo molte strade da poter percorrere. Queste vanno su Kayseri. Ok. Vediamo un po'. Ne mandiamo metà lì. E metà li mandiamo qui. Mentre tu mandi metà delle truppe in quel punto. E gli altri per ora ti fermi perché non vorrei espandere troppo. E dividere troppo le nostre truppe. Tra l'altro qua c'è questo piccolo regno, la Cilicia. Che resiste. Direi di muoverle tutte, facendo avanzare nel contempo anche loro. Così gli tagliano la strada e puntano dritti, dritti, dritti verso le piramidi che sono lì. Ah, poi ovviamente c'è l'ultimo fronte. Qui li dividiamo. A parte che poi si riuniranno, ma direi che è una roba secondaria. Andiamo su Sochi. Poi in realtà da Sochi li farei imbarcare per sbarcarvi più velocemente, perché averne 21.000 lì bloccate francamente mi sembra un po' inutile. Però direi che il fronte per ora ha retto più che bene. La Macuria ci ha dichiarato guerra, la Lodia ci ha dichiarato guerra, ma insomma non è un problema che in questo momento ci interessa. Magari poi faremo sbarcare truppe qui, che è l'unica cosa che ci può interessare. Patto di non aggressione con la Boemia, ma si sì, accetta, dai. Turno successivo, vediamo un po'. Benissimo. Per ora, cazzo. Abbiamo tagliato brutalmente la strada. Il problema è che a Nice stanno riuscendo a difendersi senza grossi problemi. Cazzo, lì ci hanno di nuovo fermato. Ok, qua siamo avanzati
La cosa buona è che i problemi li stiamo incontrando tutti. Siamo in guerra con la cilicia? Ah, non me l'aspettavo che ci rompessero i maroni così. I problemi li stiamo incontrando tutti dove abbiamo, possiamo concentrare più truppe. Quindi direi che per ora ci può anche andare bene così. Ok. Voi vi farei avanzare qui. Voi vi farei avanzare qui. Voi tornate a concentrarvi dove è più utile. A questo punto questi 8.000 li usiamo per eliminare quella difesa lì. Non importa se poi può essere un problema, e pazienza. Questi li facciamo sbarcare qui. E voi vi muovete su Serres, tranne direi un piccolo gruppo, a costo anche veramente di perderle quelle 920, ma che invece si muove lì. Qui direi di dividere. E boh. Ok, questo che è il punto invece più interessante. No, te ti manderei a questo punto a occupare quel punto lì. No, ma se no rimani qua, vai. Più importante che facciano muro da questa parte. Lì poi lo andiamo a occupare quando abbiamo tempo e voglia. Ok. Così gli copri le spalle a lui. Ok, tu ti ridividi. D'altronde era già studiato per essere diviso tutto questo. Tu ti dividi anche tu in tre corpi d'armata e tu avanzi diretto a sud. Principato di Antiochia per ora resiste. Voi direi che, come abbiamo già detto, vi separate e tu vieni a sbarcare. Dove ti farei sbarcare? Direi qua il punto migliore. Perché lì alla fine, espandendoci, dovremmo diminuire come numeri. Reclutiamo ancora qualcosina qui, di modo da poterlo magari muovere il prossimo turno. Uno a Treviso e uno a Padova. Non sono più tante truppe, ma va bene anche così. E poi vabbè, ah, ci dimentico sempre del fronte qua giù a sud. Mandiamone solo qualcuna in meno, giusto per occupare quei territori lì, poi. Tanto con tutte le armate che stanno arrivando, se anche qualcuno dovesse bloccarsi non succederebbe, credo, nulla. Minchia, quanto casi quanto abbiamo fatto. Sfruttiamo quei 8.6 punti diplomatici per fare. Mi manda un insulto ancora. E manda un ultimatum adesso. Reclama province. Salva. Oppure ti invaderanno 150.000 unità. Colonizza. 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 Abbiamo ancora punti. 1.4. E così ci fermiamo. Bene. Bene, 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 bene. Turno successivo. Vabbè. La Makuria mi ha dichiarato guerra, la Lodia, già lo sapevamo. Cazzo. Vabbè, gli abbiamo brutalmente tagliato la strada. Potrebbe essere problematico, ma non così tanto, secondo me. Ok, anche Tessalonica è stata presa. Quelli che potevano essere problemi, li abbiamo vinti. Gli stiamo mangiando tutto il loro centro. Ah, prima difesa che abbiamo incontrato lì. Ci ha massacrato un po' di truppe, ma credo sia arrivata decisamente troppo tardi. Benissimo. Tra tutti i gruppi che dovevano beccare, hanno beccato quello giusto. Perfetto, la nostra guerra sta andando decisamente alla grande. Ora, continuiamo ad avanzare. Allora, qui direi che la cosa principale è annientare quello che ci è rimasto. 3.000. Muoviamo le altre. Vabbè, tu, vabbè, vieni qua, non c'è problema. E tu, boh, a questo punto dividiti. Tanto secondo me lì quelli che avevano l'hanno già messi e arruolati. Tu vieni giù verso Varna e tu vieni anche tu a Varna. Ok. Ma a questo punto aspetterei un attimino lì. Qua tanto reclutiamo un cazzo.
Aspettiamo che arrivino ancora le truppe da lava, perché qua io ho un po' paura che questi adesso ci vengano a rompere i coglioni. Va bene. Tu avanza, tu avanza, tu avanza. Poi lì costruiamo dei gran porti, così le rimbarchiamo e le portiamo a sbarcare un po' più giù, che è e rimane la scelta migliore. Qui costruiamo un porto. Qui costruiamo un porto, c'è già. Grossi dubbi che lì riusciamo a fare qualcosa, però. Allora, tu vieni qua. E tu vieni qua pure tu. Abbiamo ancora truppa a Genova, no? Le abbiamo già mosse tutte. Mi spiace un po' tenerle ferme queste, perché secondo me è il momento in cui dobbiamo in realtà provare a sfondare. Proviamo a dividerle, pazienza, se. Tanto qua in realtà non dovremmo avere grossi problemi. Le mandiamo quasi tutte, tranne queste che vanno lì. E anche queste un po' dividerle. Però lassù stanno arrivandone altre 8.000. Insomma, non dovrebbe essere un grosso problema, secondo me. Non dovrebbe essere un grosso problema. Le armate si dovrebbero muovere bene. Scopriamolo. Scopriamolo. Vabbè, la Cilicia ci ha dichiarato guerra. Questo lo sapeva. Però alle spalle così non me l'aspettavo. Ok, annientati, annientati. Direi che sta andando più che bene il nostro progetto di conquista. Bene, il Nord Africa è quasi caduto, rimane solo l'Egitto. Per carità, è il cuore del loro impero, però. Ok, fantastico. Ora, partiamo dalle cose formali, cioè da qui inviarci anche alla conquista in questo punto. Perfetto, tu invece vieni per favore fino lì. Vieni qui, anche se i numeri sono ovviamente un po' più bassi, però pazienza. Tu vieni direttamente qui. Tu occupa questa provincia. Continua ad avanzare, tanto state avanzando veramente in tutte le direzioni. E tanto basta. Tu vai a prendere. Oh, fantastico. Ok, direi che qua avanziamo quasi compatti nell'altra direzione, perché ormai quello che c'era da conquistare l'abbiamo conquistato. Ora tu ti sposti qui. Tu recluti. Tu però, porco cane, lì rimango un po' scoperto. Tu fai che venire a sbarcare in quel punto. Perché non ho visto quante ne sono sbarcate. Potrebbero esserne sbarcate veramente tante, il che mi farebbe un po' preoccupare. Però, qua facciamo una roba, facciamo dei due porti, così almeno posso già spostare quelle due truppe lì. Tu sei già in movimento? Tu sei già tutto in movimento. Qui si sta muovendo tutto. No, queste qua sono gialle, quindi non si stanno muovendo. Vieni anche tu lì, va. Rafforzati insieme alle altre. Sono solo un po' preoccupato per questo sbarco della Cilicia, che è l'unica cosa che mi fa girare un po' le balle. Però dovrebbero stare arrivando altre truppe, quindi la cosa non mi dovrebbe preoccupare particolarmente. Insomma, gli Ayyubidi sono quasi, 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 quasi a pezzi. Buono così. Svezia, diplomaticamente vi devo insultare di nuovo. Devo insultare altre due volte, molto probabilmente qua. Allora, a questo punto. Oh. Neutro, colonizziamo. Sì, grazie. Gli Uroni non gli posso più mandare un ultimatum. Posso mandarlo a loro. Reclama province, sì, grazie. Io vi chiederei tutto a questo punto, tanto mi sembra che da queste parti accettiate senza farvi tanti problemi, quindi manda pure un ultimatum e andiamo avanti al turno successivo. Perfetto.
Stiamo conquistando tutto. Ok. Anche Istanbul è caduta. Ok, fantastico. Direi che la guerra è per. Cazzo, lì, no, lì c'è un problema. Lì c'è un problema. Lì c'è un grosso problema. Oh, quindi qua non li potrò in realtà. No, siete stati molto dolci, avete accettato, ci avete ceduto tutto. Quindi, Nord America in questo momento abbiamo praticamente quasi tutto la vivibile. Perfetto. Si dice vivibile, non credo. Allora, facciamo ancora un turno, poi continuiamo la prossima volta. A questo punto voi vi imbarcate e venite qui. Voi vi dividete in due grossi tronconi, uno che va a colpire lì, uno che va a colpire su Adana. Tu mi mandi un migliaio di 800, vanno bene lì. E per il resto riprendi brutalmente la tua avanzata. Tu vieni verso sud, casomai questi qua dovessero spostarsi. Ok, riprendiamo pure l'avanzare. Tu a questo punto ti indirizzo già senza problemi. Ok, anche tu tanto porti qua non ce ne sono, quindi tanto vale. E voi vi dividerei 1300 lì e 1300 su Al Marra. Tu invece vai un po' lì, un po' su a Diamut. Se tutto andasse veramente bene, e spero che vada veramente bene, ok, così facciamo prima. Anche voi dovreste arrivare lì e fare prima. Sto muovendo tutti? No. A Kanakale facciamo che costruiamo un porto, va, così. E anche qua costruiamo un porto. Lì dovrebbero star sbarcando. Così poi li facciamo anche arrivare là. Tu qui da Istanbul. Fai che venire a Tripoli pure tu. Direi che abbiamo mosso quasi tutto il movibile. Tu vieni pure in quella direzione. Tu purtroppo lì sotto ne hai molti più di quelli che ci si potrebbe aspettare. Però potremmo provare ad annientarli, quantomeno per provare a fermarli. Ok. Beh, stiamo andando più che bene. Ah, non posso convertire un cazzo perché non ho più abbastanza punti. Va bene, facciamo che salvare la partita. Perfetto, perfetto. E prepariamoci ad osservare l'ultimo turno di questa puntata. Battaglia di Nigel. Abbiamo fermato l'unica invasione che ci rompeva i coglioni. Quasi fermati in realtà. Ah, cazzo. Va bene, benissimo. Quasi bene. Stiamo circondando anche malamente. Carità, la guerra non è finita, però. Perfetto, la prossima volta sbarcheranno le truppe, faranno quello che devono fare, torniamo in modalità politica. La prossima volta credo che potrebbe essere l'ultima puntata. Finiremo la guerra con gli Ayyubidi e vedremo se possiamo diventare. Magari dovremo farne un'altra con la Cumania, non lo so, per riuscire a ottenere queste due cazzo di province. Vedremo un attimino cosa fare. Magari la combatteremo da soli, di modo da evitare di fare altri problemi. Oddio, è andata avanti di un turno da solo. Vabbè, io avevo salvato. Ci vediamo la volta prossima. Ciao ciao!